pandemia può fermare l'aikido? Chiediamocelo insieme in questo video. Aikido COVID-19 Challenge. Meritiamo il corona o la corona? Mi chiamo Marco Rubatto, sto registrando questo video da Torino ed era veramente molto tempo, penso un paio di anni, che desideravo fare dei video che non avessero come unico contenuto aspetti di tipo tecnico. E l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo può essere un'ottima occasione per realizzare ciò che avevo in mente. È sicuramente la prima volta a livello storico che un paese intero si ferma e anche i praticanti di Aikido lo fanno per far fronte a un'emergenza alla quale nessuno di noi può voltare le spalle. E in queste strane giornate c'è da chiedersi se una volta che la pratica sul tatami non è più possibile, se l'Aikido può ancora darci aiuto e supporto, se la pratica dell'Aikido veramente si ferma quando si fermano i kotegaeshi, gli ikkyo e tutte le pratiche fisiche che sono relative alla nostra disciplina. Di solito, mentre pratichiamo Aikido, impariamo a liberarci delle prese effettuate da vari avversari, anche più di uno, anche molto forti. Dobbiamo ora chiederci che cosa accade quando il nostro avversario in realtà è piccolo, 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 però riesce abbastanza a bloccarci tutti. In questo caso i principi dell'Aikido possono venirci in aiuto o dobbiamo lasciare che sia un virus che con la sua presa immobilizzi veramente tutti noi? E più in generale, che ce ne facciamo di una disciplina che ci insegna a difenderci contro uno o più avversari, anche armati, che ci attaccano con una certa violenza e poi ci lascia completamente privi di strumenti, per affrontare una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo. È interessante riflettere sul fatto che un'aggressione di tipo fisico potrebbe non verificarsi mai. Noi potremmo studiare tutta la vita, le tecniche che servono per venirne a capo in modo efficace, ma non doverle mai mettere in pratica, mentre una situazione come quella che stiamo vivendo è assolutamente reale, è assolutamente vera e non è possibile, far finta che non ci sia. Quindi ci chiediamo insieme se l'Aikido può fare qualcosa per noi in questo caso o se veramente si limita soltanto a Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Shionage e Kotegaeshi, che tra l'altro in questo caso sembrano esserci ben poco di aiuto per risolvere la situazione. A livello di prospettive e di principi, la nostra disciplina ci insegna in generale a rimanere rilassati sotto situazioni di stress o di pericolo. In questo momento ne abbiamo di situazioni stressanti e pericolose alle quali far fronte? In Aikido impariamo negli anni a concentrarci sul ritmo del nostro respiro, il famoso Kokyu, e cerchiamo di far sì che l'azione dell'avversario non possa venire in qualche modo ad interrompere questo flusso respiratorio che deve essere il più possibile consapevole. Ora c'è da chiederci, ma quando noi ascoltiamo i bollettini di guerra dei vari telegiornali, stiamo respirando? Come stiamo respirando? Stiamo mica trattenendo il fiato? Io scommetto che nell'apprendere delle restrizioni governative, nel cercare delle notizie, per verificare come la situazione sta evolvendo rispetto al coronavirus, immagino che molti di noi stiano col fiato sospeso mentre fanno queste operazioni, il che è comprensibile sotto il punto di vista umano,
però non rispetta i principi dell'Aikido. Quando ci spaventiamo, quando la paura diventa il nostro principale pilota, noi tratteniamo il respiro per una questione legata a un istinto di sopravvivenza. Cerchiamo di utilizzare l'aria che è nei nostri polmoni come una specie di riserva per eventuali momenti difficili, però così facendo blocchiamo la nostra respirazione e non stiamo nel famoso flusso, che è quello che invece pratichiamo in continuazione mentre facciamo Aikido. Perché reputarsi un buon Aikidoka quando uno comprende e riesce in qualche modo a padroneggiare un principio sul tatami, ma poi è completamente incapace di vivificare lo stesso principio nel proprio quotidiano? C'è da chiederselo, perché altrimenti rischiamo di praticare sul tatami per tantissimi anni, ma di non riuscire mai veramente a vivere ciò che facciamo, al di là di un keikogi, di una materassina, di un dojo. Probabilmente uno dei goal principali della nostra disciplina è riuscire a vivere i suoi principi nel quotidiano più che al dojo. O meglio, al dojo impariamo qualcosa, ma poi questo qualcosa ci deve tornare utile nella vita quotidiana. Altrimenti che cosa lo impariamo a fare? L'importante principio dell'Aikido è quello di consentirci di trasformare un attacco inaspettato, inatteso, improvviso, in un'occasione di incontro anziché di scontro, e fare in modo che questo evento possa risultare un qualcosa di positivo da parte di chi lo vive. Mi riferisco a teorie o che in questo momento stiamo riuscendo ad applicare questo principio al coronavirus e a tutte le restrizioni che ci toccano per via di questa situazione di emergenza. Quando un avversario ti attacca, di solito non ti dice ti attacco venerdì alle 5 meno un quarto, e non ti dice neanche quando ci vedremo ti attaccherò con katatedori ai hammi. Un nemico ti attacca quando vuole, dove vuole, come vuole e con l'intensità che ritiene più opportuno. E a questo punto sei tu che devi capire se ciò che hai studiato ti è utile per affrontare questa situazione oppure no, perché hai sempre solo studiato delle situazioni in qualche modo che erano dei piccoli fake e che quindi non ti riescono a venire più di tanto in aiuto quando il pericolo diventa reale. Il coronavirus ci ha attaccato senza darci poi così tanto preavviso. Forse non immaginavamo che fosse una cosa così seria, così globale, che ci avrebbe interessato tutti e che ci avrebbe toccato nelle nostre abitudini più consolidate. È un nemico, si sta comportando esattamente come si comportano tutti i nemici. E noi cosa vogliamo fare? Demonizzarlo o accoglierlo? Quando facciamo Aikido avremmo fatto la seconda di queste cose. Adesso siamo fuori dal tatami, ci verrebbe da agire diversamente? L'Aikido in qualche modo ci fa sperimentare spesso la sensazione di stare fuori dalla nostra zona di comfort e cerca in qualche modo di vedere come ce la caviamo in una situazione di pressione, di stress, di pericolo, perché sa bene che quella è una zona importante per la crescita personale di ciascuno di noi. Quindi stare in una zona out of comfort zone, si direbbe, è un elemento importante per la nostra crescita. Lo riusciamo a fare anche con il coronavirus? Sì o no? Perché se non lo riusciamo a fare, allora forse non lo riuscivamo a fare neanche sul tatami, sul serio. In Aikido impariamo ad agire e non a reagire, che sono due cose molto differenti. Di solito quando si reagisce si arriva sempre un pochino tardi, invece quando si è proattivi e si prende l'iniziativa di un'azione, beh, è molto più facile che quell'azione in qualche modo diventi qualcosa di positivo e di integrante per chi la vive.
Io in questi giorni ho visto tanta gente mossa dalla paura e ho visto tanta gente reagire alla situazione che ci troviamo a vivere, non ad agire dentro questa situazione. Non sono tutti Aikidoka le persone che io incontro per la strada, però mi chiedo quante di quelle persone che vivono questa situazione di emergenza con questo mood, con il mood di essere vittimizzati da essa e reagire rispetto ad essa, siano Aikidoka. Mi auguro veramente pochi. L'Aikido ci insegna a prendere la natura come insegnante e fare in modo che i nostri processi diventino via via sempre più naturali. Ci viene chiesto di essere radicati come la terra, ci viene chiesto di essere in qualche modo attivi e penetranti come il fuoco, ci viene chiesto di fluire come l'acqua o di muoverci come un vortice d'aria. Diciamo che la natura sembra essere, anche attraverso le parole del fondatore stesso, un ottimo Aikidoka di per sé. Il virus è qualcosa di naturale. Noi nel nostro organismo, nel nostro sistema psicocorporeo, ne abbiamo veramente tanti. Leggevo che tra funghi, batteri e virus abbiamo quasi 50.000 miliardi di ospiti contro i 30.000 miliardi di cellule del nostro corpo. Quindi voglio dire, la presenza di virus, batteri e funghi nel nostro organismo è veramente elevata. Sicuramente a volte essi sono i responsabili di malattie, però è altrettanto vero che è anche grazie a loro che importanti processi vengono svolti. Per esempio pensiamo alla digestione. E con questo Covid-19 come la mettiamo? Lo vogliamo far accomodare fra i 50.000 miliardi di suoi colleghi con i quali abbiamo stretto un patto di non belligeranza? Oppure vogliamo scatenargli una guerra senza quartiere, nella quale tra l'altro le città siamo noi? Non è tanto mio compito rispondere a tutte queste domande che ci siamo posti in questo video, però è forse compito di ciascun praticante provare a rifletterci su e comprendere che esiste una parte veramente, veramente importante della pratica che facciamo con gli altri, ma ne esiste una altrettanto importante, se non forse più importante ancora, che ciascun praticante fa con se stesso. La pratica che possiamo fare in questo momento, per esempio, già che non possiamo vedere gli altri, ma possiamo guardarci dentro. Se per qualche settimana di sospensione dalla nostra pratica, dalle nostre abitudini, magari consolidate in anni, ci venisse voglia di praticare un pochino di meno, ci venisse voglia di lasciare il gruppo, lasciare il dojo, lasciare il tatami, appendere la cama al chiodo, probabilmente questo virus sarebbe venuto a dirci qualcosa di molto importante per noi. Per esempio che forse non siamo poi così tanto convinti che la pratica sia importante per noi. Viceversa, se questa sospensione forzata fa maturare in noi ancora di più la convinzione che il tatami ci regala qualcosa di importante, ci regala qualcosa di vitale, ci regala un laboratorio al quale non vogliamo rinunciare per nessuna ragione al mondo in futuro, allora questo Covid-19 ci avrà fatto nuovamente un grande regalo, sarà riuscito a farci capire quanto è importante quello che forse davamo per scontato. Nel nostro dojo ci siamo lanciati una sfida, un challenge, come si dice oggi. Ho chiesto a tutti i praticanti di annotare su un quaderno, sul supporto che loro preferiscono, se in queste giornate riescono a scorgere dei principi dell'Aikido, cioè delle cose che studiamo regolarmente sul tatami, nelle loro vite quotidiane.
se notano delle dinamiche che possono essere particolarmente confacenti alla nostra disciplina oppure diametralmente opposte, e se queste dinamiche sono favorite da noi oppure se avvengono nonostante noi. Presto ci troveremo online con i membri del dojo e ne discuteremo insieme. Era però interessante condividere con tutti voi questa nostra prospettiva, questa nostra esperienza, in modo che ciascuno di voi possa in qualche modo avvantaggiarsene come meglio crede. La mia pratica mi aiuta a cogliere e a vivere le sfide del quotidiano in modo migliore che se essa non ci fosse. Quali sono i principi dell'Aikido che possono essere applicabili anche in una giornata dove non ho un allenamento fisico? Mi lascio vittimizzare dall'attacco del mio avversario e dalla situazione che sto vivendo? Oppure voglio cercare di diventare il più famoso carnefice del Covid-19? Oppure ancora, forse in una prospettiva più aikidoistica, cerco di trasformare quello che sto vivendo in qualcosa di positivo, di integrante per me e per il mio futuro? Credo fermamente che la capacità di vivere questo momento monacale sarà una interessante prova di maturità della disciplina che diciamo di amare. Sarà interessante vedere se l'Aikido verrà sconfitto dal coronavirus, oppure se potremo dare all'Aikido stesso una corona per avere contagiato positivamente le nostre vite, indipendentemente se stiamo sul tatami oppure no. Grazie per aver guardato questo video e spero di potervi vedere presto in un dojo virtuale o in un dojo reale. Buona giornata!